Ciao a tutti! Allora, oggi sceglieremo insieme, così a caso, i tre Copic Markers. Ce l'ho tutti qui belli divisi per colori, per tipo, ma ci ho messo un po' a dividerli comunque. Adesso li andremo tutti a mischiare e a caso pescherò tre markers con cui realizzerò un disegno o comunque proverò a realizzare un disegno che abbia senso. Perché voglio fare appunto la sfida, quella di disegna con tre Copic Markers, e quindi crociamo le dita che mi capitino colori, insomma, che possano avere un senso messi insieme. Quindi andiamo a mischiarli tutti. Ah, questa è la prima challenge che faccio di disegno e non credo che sarà l'ultima, perché comunque la trovo cosa divertenti, perché potrebbe anche uscire fuori un mega disastro, però sto facendo un macello. Questa la trovo molto carina perché comunque stimola la fantasia, no? Stimola la creatività, e quindi come potete capire il macello, poi vi farò vedere. Delirio totale. Questi sono tutti i miei Copic Markers, solo che alcuni sono anche doppioni, però insomma più o meno sono tutti questi, no, più o meno sono tutti questi. Ora voi testimoni che io li sto un po' mischiando alla bella e meglio, quindi chiudo gli occhi e ne pesco tre, quindi vediamo uno, due. Ora, se mi capiteranno per caso due colori uguali, cioè li cambio, e tre. No, vabbè, il blender non lo posso considerare un colore, il blender lo tolgo, l'avevo dovuto togliere da prima perché non è un colore, e ta-ta, questo. No, ok, cioè, assurdo, perché mi è capitato il V61, che è un pale grape, quindi è veramente un color rosa morto che trovo molto adatto per Halloween. Poi mi è capitato il color perla, infatti questo, se non mi sbaglio, si chiama proprio pearl, ma qui il nome non c'è. Comunque è l'E41, e qui infatti pearl white, cioè un bianco perla, e questo verde petrolio che si chiama blue green, che è il BG09. Ok, allora con questi proviamo a realizzare un disegno e speriamo bene. Ho paura.